Giovedì 13 ottobre ci troviamo a Firenze per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato dalla Fondazione Architetti di Firenze in collaborazione con Action Group Editore. Oltre 200 architetti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo Progettare per il benessere, un'occasione un po' per fare il punto della situazione e anche ascoltare un po' le parole dei vari esperti per quanto riguarda le novità tecnologiche presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Noi nel progetto di infoprogetto veniamo con una grande novità che è AquaBlade, che è frutto di uno studio approfondito durato oltre 2 anni e quindi siamo arrivati a coniugare stile e prestazioni, quindi abbiamo tolto la brida, che è quella parte meno nobile del vaso, sostituita da una fessura di soli 4 mm con all'interno un doppio canale che porta l'acqua su tutta la superficie del vaso e determina lo scarico frontale, prevenendo quindi la diffusione batterica del calcare, anche perché i due canali sono completamente smaltati. E poi ne approfittiamo anche per discutere con i progettisti e gli architetti anche su altre tematiche di interesse del momento, quindi le ristrutturazioni, è cambiato il mercato, cambiamo anche noi e quindi proponiamo idee innovative come ad esempio delle curve tecniche che permettono di adattare nuove serie con vecchie serie presenti nei bagni delle persone, o anche un grande tema attuale per tutti che è l'ecosostenibilità, quindi più che altro nella rubinetteria, quindi il risparmio idrico, aerator a 5 litri al minuto o l'apertura centrale in acqua fredda per evitare quindi il consumo energetico, o anche ritornando ad AquaBlade, testato per funzionare a 4 litri e mezzo o 3, quindi anche nel vaso un buon risparmio idrico.